video multisport in questo caso, ragazzi. Non posso fare video singoli per i vari sport per motivi, insomma, di impegni. Cerco di stringere il tutto il più possibile in un singolo contenuto. Ben ritrovati a tutti in questo nuovo video. Iscrivetevi, campanella, mi piace, ditemi la vostra qui sotto nei commenti su Italia, Svizzera o Svizzera-Italia, insomma, degli europei under 21, seconda giornata, seconda partita per gli azzurri e vittoria. E anche in questo caso abbiamo un po' controverso, insomma, adesso ci arriviamo. Vittoria della Coppa Europa a giochi europei, no? In Polonia da parte della nostra atletica. Mai era successo prima, nella storia, e ce l'andiamo a prendere. 2 anni fa, se non erro, l'abbiamo persa di pochissimo, ora ce l'andiamo a prendere, ma da quell'Olimpiade di 2 anni fa è scattato un qualcosa, insomma, che una scintilla che ha iniziato veramente a far decollare la nostra atletica, appunto. Poi 2 parole sul tennis, sui tornei che si sono conclusi, e mentre parlo durante il video, se mi viene in mente qualcos'altro, insomma, lo dirò, perché veramente tanta carne al fuoco. Poi, avendo degli impegni, non puoi seguire tutto benissimo, quindi magari delle cose ti vengono in mente mentre parli, insomma, vabbè, avete capito. Partiamo da Svizzera-Italia, Under 21, vinciamo 3-2, primo tempo chiuso sul 3-0, dominiamo gli svizzeri, letteralmente, ed è questa la cosa che mi fa arrabbiare, perché tu a quel punto devi avere una certa... che non stai giocando oggettivamente, sì, contro comunque una buona squadra, ma non contro uno squadrone che ha appena preso uno schiaffone, anzi 3 schiaffoni incredibili. Tu devi rientrare nel secondo tempo con lo stesso atteggiamento minimo, minimo, cioè non sono accettabili certe leggerezze che fai all'inizio del secondo tempo prendendo 2 gol in quel modo in 6 minuti. No, anche perché bisogna curare pure la differenza reti in questi tornei, così, in questi gironi così corti. Sappiamo quanto può essere importante la differenza reti. E chi te lo dice che magari quei 2 gol presi, cioè invece di aver vinto con 3-4 gol di scarto, vinci con un gol di scarto, alla fine... Quei gol presi potrebbero essere fatali, magari. Mi tocco mentre lo dico, speriamo assolutamente di no. Però, cioè, sono quei, tra virgolette, dettagli che poi dettagli non sono, che fanno alla fine la differenza. Quindi, primo tempo, comunque, diciamo sontuoso. L'Italia che risponde anche di qualità, di rabbia, soprattutto dopo il furto clamoroso, no, che ha subito contro la Francia. Anche oggi c'è stato un episodio controverso, questa volta a favore nostro, ma il problema è a monte. È che il VAR non è stato messo, e ora inserendo il VAR dai quarti, sì, ok, secondo alcuni magari, ok, tamponi un po' la situazione, quantomeno torni almeno in parte sui tuoi passi, ma dall'altro lato, secondo me, io la leggo come anche una presa in giro verso pure se stessi, perché cavolo, ma prendete la decisione sin dall'inizio, no? Ma cosa vi costa? Un torneo UEFA, cioè il problema è a monte. Adesso si sono resi ancora più ridicoli con questa decisione, secondo me, almeno in parte. Quindi, insomma, vabbè, perciò dico il problema è a monte. Però, dicevo, primo tempo comunque sontuoso, il gol del 3-0 che arriva alla fine del recupero, della prima frazione, quindi mazzata fra capo e collo, no? Agli svizzeri, e tu non ti puoi permettere quindi di rientrare in quel modo e di concedere 2 gol così rapidamente. Poi cosa succede? Che c'era un rigore per la Svizzera, secondo me c'era. E lì il VAR non essendoci, però non può intervenire, quindi almeno in parte, almeno per, che ne so, il 30%, il VAR ci ridà quello che ci aveva tolto assieme all'arbitro, no, contro la Francia, almeno in parte, perché, cioè, secondo me le due situazioni non sono lontanamente paragonabili. Sì, ok, tu avresti offerto comunque la possibilità alla Svizzera di pareggiarti, e arrivato a quel punto sarebbe stata una grossa mazzata. Però poi, con tutta una partita davanti, insomma, poteva succedere qualsiasi cosa. Contro la Francia, cioè, gli episodi sono stati 3 episodi chiari e tutti a sfavore nostro, quindi... Però, è capitato anche quest'oggi, ma ripeto, il problema è a monte, cioè l'assenza della tecnologia. Fine, cioè, non c'è altro da dire. E per il resto, poi, comunque, riusciamo, a tamponare, quantomeno a non subire il gol del 3-3, che arrivato a quel punto era l'obiettivo minimo. Abbiamo altre occasioni, no, altre occasioni noi, qualche occasione loro. Non mi sarebbe dispiaciuto fare comunque il gol del 4-2 e rimettere una distanza di almeno 2 gol, sempre per quel discorso, no, della differenza reti, che non è assolutamente da sottovalutare. Però
Però l'obiettivo minimo, che è anche quello più grande, lo portiamo a casa, ossia la vittoria. Saliamo a 3 punti, proprio al pari della Svizzera, abbiamo anche la stessa differenza reti. E la Francia giocherà con la Norvegia, o meglio, sta già giocando nel momento in cui, insomma, sto registrando il video, con la Norvegia è attualmente a 0 punti, la Francia ovviamente a 3. Se la Norvegia perde, credo sia, sì, praticamente fatta, perché insomma... Oddio, non lo so però, non saprei perché poi ultima giornata Italia-Norvegia, vabbè insomma, si troverebbe abbastanza inguaiata la Norvegia però, e la Francia invece con praticamente qualificata. Quindi, obiettivo minimo, ripetiamo, raggiunto, la vittoria. Per il resto, atletica, vinciamo la Coppa Europa con delle bellissime vittorie, dominando in questa 3 giorni, insomma... Siamo la squadra che si interessa di più a questa Coppa Europa, secondo me, cioè diciamo la verità, perché comunque sì, c'è una buona partecipazione, ma non una partecipazione stellare. Poi la partecipazione del pubblico, non ne parliamo, non so se sia stata comunque pubblicizzata poco la manifestazione, non lo so, ma in Polonia comunque che non è a dire, cioè non è che stiamo parlando di un paese da terzo mondo o un paese che con l'atletica non ha nulla a che fare, insomma, pubblico veramente scarso, poco, insomma, un po' un peccato, no? Però alla fine quello che più importa è che ci impegniamo, grande spirito di squadra, anzi, grandissimo spirito di squadra, la prestazione migliore la offre Sibilio che fa il record dei campionati nei 400 ostacoli, veramente volava, soprattutto dopo l'ultimo ostacolo mi ha fatto un'impressione incredibile, poi vabbè, l'oro di Tamberi. La vittoria di Battocletti, la vittoria di Sarafantini, Ceccarelli nei 100 metri, insomma, Sarafantini lancia del martello ovviamente. Zane Wire oggi, il getto del peso, oro. E quindi poi sicuramente mi dimentico qualche cosa, ma sono andato a braccio appunto. Però grande squadra, ripeto, alla base di tutto c'è un grandissimo spirito di squadra. Poi ovviamente la condizione non è delle migliori in generale perché l'evento più importante sono i mondiali fra poco più di un mese, se non erro, sì, un po' più di un mese, quindi il picco della condizione, no? Che dite? Si cerca di trovarlo proprio lì, ai mondiali, si cercherà di averlo proprio in quell'occasione, a Budapest, in Ungheria. Però prima vittoria in Coppa Europa, e quindi solo fino a qualche tempo fa l'avremmo sognata una cosa del genere, credo, ma... Come ho detto all'inizio del video, è scattata quella scintilla nelle Olimpiadi 2 anni fa e siamo tutti super contenti di questo. Ecco, chiudiamo qui questo discorso sull'atletica. Per quanto riguarda il tennis, si sono conclusi i 4 tornei, 2 dei quali in cui avevamo insomma 2 italiani, no? Ai quarti, ATP di Halle e ATP del Queens. Ci ho fatto un video ieri o l'altro ieri, nemmeno mi ricordo, vabbè, insomma, la mia testa è veramente pienissima, e comunque ci fermiamo ai quarti per diversi motivi. Sinner perde ritirandosi, Musetti perde contro Rune. Sono contento che Rune abbia perso contro Damin Haur, cioè non nascondiamoci, e alla fine Alcaraz si va a prendere il torneo della regina, il torneo del Queens, contro, o meglio, regolando con un doppio 6-4 Damin Haur. Alcaraz ha iniziato a vincere anche su erba. Tanta roba. Undicesimo titolo già per lui, tra cui uno slam, quindi non dico altro. Poi, Goat Bublik ad Halle, contentissimo per la prima vittoria in un ATP 500, secondo titolo in carriera se non erro, ma come ha giocato questa settimana? Ma se si impegna questo ragazzo seriamente... E se non gioca come il 70% delle volte nella stagione fa, dove potrebbe arrivare? Ha un talento veramente, ha un tocco, una fantasia anche, no? Una sana e, tra virgolette, matta fantasia a volte, ma veramente quando gioca seriamente, Bublik, cioè, attenzione, ci scherziamo, ci ridiamo spesso su, ma... Contentissimo, poi ovviamente è un matto buono, come dico io, e dopo quello, dopo il gesto comunque con Jannik sul ritiro, in occasione del ritiro di Jannik, insomma, grande Bublik, è un personaggio, lo devi amare, però ripeto, è un matto, tra virgolette, buono, secondo me, e quindi contento per lui. Non mi sarebbe dispiaciuto nemmeno avesse vinto Rublev, perché
lo stimo Rublev in generale, e quindi però ha vinto Gottbublik. Il WTA 500 di Berlino va a Petra Kvitova e anche qui sono contento, cioè non ho nulla contro di lei, anzi, mi sta anche, insomma, cioè, mi è sempre stata simpatica come tennista in generale. Vince il WTA di Birmingham Yelena Ostapenko. È un discorso un po' diverso rispetto alla Kvitova, cioè la reggo, tra virgolette, un po' di meno, però insomma, complimenti a lei che dopo quel periodo nerissimo, insomma, si è ritirata su. Lei, vincitrice Slam, ricordiamolo, qualche anno fa, il Roland Garros vinse. E, che dire, poi, ciclismo, il ciclismo. Elisa Longoborghini fa doppietta, vince anche la prova in linea dopo quella a cronometro, insomma, e quindi grandissima Elisa, undicesimo titolo tricolore fra cronometro e prova in linea, quindi insomma, in patria ma anche fuori, tanta roba Elisa, veramente una super campionessa, poi umilissima, cioè insomma, grande, grande campionessa, grandissima atleta. Per quanto riguarda gli altri campionati, un po' in giro per il mondo e per l'Europa, segnaliamo la vittoria di Pogačar anche in linea al rientro a Matej Moric, gli dà praticamente 4-5 minuti, se non ho letto male, insomma, arriva in solitaria. Che gli vuoi dire? La condizione no, non sarà proprio al top. Ma spero veramente che la raggiunga proprio durante il Tour de France questa condizione. Cioè, veramente sarebbe anche un qualcosa un po' di epico, no? Qualcosa un po' di epico dopo questo infortunio, recuperare, andare al Tour e magari, chissà, fare delle belle cose. Quindi, grande Pogačar, in Belgio ha vinto Evenepoel, se non erro, quindi complimenti pure a lui. E poi vabbè, i vari campionati in giro per l'Europa, ripeto, e nel mondo. Non credo ci sia altro. Probabilmente mi sarò dimenticato qualcosa. Anzi, sicuro al 100%, quando chiuderò questo video, 10 secondi dopo mi verrà in mente qualcosa che non ho detto, magari di qualche sport o magari degli stessi sport di cui ho parlato. Però insomma, questo ragazzi, iscrivetevi, campanella, mi piace, ditemi la vostra qui sotto nei commenti. E al prossimo video, e buonanotte a tutti. E forza azzurri sempre, sempre.